Cinque anni fa fu una giornata devastante, la tragedia di Rigobbiano, dove morirono 29 persone e le scosse di terremoto che ad Amatrice fecero crollare il campanile di Sant'Agostino. I ricordi e le testimonianze dei servizi di Isabella Di Chio e Ilaria Dionisi. Istanti interminabili ripresi dalla nostra telecamera il 18 gennaio di 5 anni fa, le scosse che continuarono a ferire il centro Italia, la neve e poi il terremoto che fece crollare il campanile di Sant'Agostino. Davanti alla chiesa, simbolo di Amatrice, pochi minuti dopo l'emozione di Don Savino D'Amelio, che nel 2017 era il parroco di questa comunità. È drammatica proprio la situazione questa, abbiamo mediamente un metro di neve, quindi mi sto facendo un giro giù nei luoghi comuni proprio per dare il ricordo di quello che c'è, di quello che c'è da fare. Quel ricordo indelebile, cinque anni dopo, nella memoria di Don Savino, così come in quella della popolazione già duramente provata. Il 18 di gennaio è stata un po' una pietra tombale su tutto il territorio di Amatrice, di Accumoli, del Campo Posto, il 95% del patrimonio abitativo, cioè che non era stato distrutto il 24 di agosto, il 30 di ottobre, è andato distrutto. Molte le zone isolate in quel gennaio del 2017, sotto il peso della neve, aveva ceduto anche la struttura del PAS, il posto di assistenza sociosanitaria. E ci siamo rimboccati sempre le maniche, abbiamo cercato non solo di risollevare gli animi, ma di lavorare strenuamente per poter riprendere un pochettino il senso della vita di quel territorio. E questi sono i segni di Rigobbiano. La mano che non si apre, la gamba che non sempre risponde, i segni di 62 ore nel buio delle macerie dell'hotel di Rigobbiano. Giampaolo Matrone è un sopravvissuto, ma sotto quella valanga che si è portata via 29 persone è rimasta sua moglie Valentina, 33 anni, infermiera. Stavano parlando quando 120.000 tonnellate di neve li sbalzarono, lei contro un muro, lui in un'altra stanza. Ho potuto muovere solo questa mano sinistra e bussare su un materasso di cemento, perché stavo sotto un solaio, e poi da là ho iniziato a sognare, queste 62 ore a sognare, ho sognato la cosa più bella, ho sognato Vale che era sempre come anche a me come un angioletto, e lei nel sogno mi ha riportato a casa. E la cameretta della piccola Gaia, il volto della mamma, ha sostituito quello della sua principessa preferita. Tutti i ricordi brutti li abbiamo trasformati in ricordi belli, perché dobbiamo ridere per tre, non più per due. A cinque anni da quel 18 gennaio, al vuoto della mancanza non ha fatto da contrappeso il pieno della giustizia, un processo di fatto non ancora iniziato e responsabilità tutte da accertare. Chi non ha creduto alle telefonate, chi non ha dato allarme, chi ha voluto costruire l'albergo là che non doveva essere costruito, chi ci ha fatto salire, chi ci ha ascoltato nella morte. Giampaolo quest'anno ha ceduto a Gaia, che da tempo chiedeva di conoscere la neve, è riuscita a tornare in montagna. Io mi faccio tante domande, come sarà a dormire in un albergo sotto una montagna un'altra volta. Ma poi la notte è successa una cosa bellissima, un bel sogno con Valentina, e lei era con noi, ci accompagnava sulla neve e era felicissima. È andata deserta l'asta per la vendita del casino.